Dopo le primarie per le elezioni del segretario nazionale del Partito Democratico è entrata nel vivo la battaglia congressuale anche in provincia di Caserta. Siamo con Gianluca Pascarella, dirigente provinciale del partito, segretario a San Potito Sannitico. Gianluca, un momento importante per il PD che dopo un anno e mezzo di commissariamento ha la possibilità di rideterminare una propria guida. Guardi, direttore, la situazione del Partito Democratico in provincia di Caserta negli ultimi tempi è stata una situazione alquanto complicata, fermo restando quello che è l'egregio lavoro svolto dal nostro commissario provinciale, il senatore Franco Mirabelli, che ha quantomeno normalizzato quella che è la situazione che veniva fuori da una serie di divisioni interne che hanno portato il partito più di un anno e mezzo fa proprio a commissariamento. Ed è chiaro che oggi, con quelle che sono le elezioni politiche oramai alle porte e con quelle che sono le elezioni provinciali fissate per ottobre, il Partito Democratico dovrà rideterminare una propria leadership autoctona che possa guidare il partito verso quello che è il posto che sostanzialmente merita. E questo, se non può essere fatto rispetto a quelli che sono tempi tecnici prima di quelle che sono le elezioni politiche, di quelle che sono le elezioni provinciali, dovrà sostanzialmente essere fatto subito dopo. Ed è chiaro che in questo contesto il Partito Democratico dell'Alto Casertano dovrà ritornare a svolgere quello che è il proprio ruolo anche rispetto a quella che è la nuova riforma della legge elettorale, che vede proprio una parte del collegio numero 5 dell'Alto Casertano e di quelli che sono alcuni comuni della provincia di Caserta legati al destino di quelli che sono i comuni del Beneventano, come San Salvatore dell'Esino, Telese Terme, Faicchio e lo stesso Cusano Mutri. Ed è chiaro che i cittadini della provincia di Caserta e del Beneventano chiedono rappresentanza e rappresentatività per fare in modo che quelle che sono le annose questioni che non sono state discusse nell'ultimo periodo vengano una volta per tutte risolte e quelle che sono le grandi risorse di questo territorio vengano una volta per tutte valorizzate. Ed è chiaro che il Partito Democratico è l'unico partito che può riuscire a fare ciò, considerando quella che è la situazione disastrosa di Forza Italia sia a livello nazionale che a livello provinciale, e quella che è la situazione del Movimento 5 Stelle, che in questa provincia è sostanzialmente non pervenuto, visto che non presenta le proprie liste né a quelle che sono le elezioni provinciali, quelli che sono gli enti strumentali, e quindi i cittadini vedono nel nostro Partito Democratico l'unico partito che può fare ciò. La ricomposizione, i riassetti passano però per un fenomeno abbastanza particolare. In provincia di Caserta, almeno sulla carta, non si eseguirà l'orientamento delle mozioni. Ci sarà una ridistribuzione, un rimescolamento di carte tra le tre mozioni che hanno determinato la vittoria di Matteo Renzi all'ultimo congresso, definendo una situazione ancora una volta spuria, figlia comunque di una conflittualità che, a dispetto di un anno di commissariamento, non si riesce a superare. Quello che mi sento di dire, direttore, è che in questo momento storico per la provincia di Caserta e per il Partito Democratico vi è un bisogno incessante di unità, un'unità del partito che possa portare una volta per tutte ad affrontare quelle che sono le annose questioni lasciate indietro negli anni passati e valorizzare quelle che sono le grandi risorse del nostro territorio. Grazie a Gianluca Pascarella e al prossimo appuntamento. Grazie a voi.